Lorenzo Cucchi, artista, Ettore Sozzas, architetto e designer. Ma che cos'è la spiritualità per Enzo Cucchi? Beh, questo qui, insomma, la spiritualità, intanto è una definizione, poi è una cosa che non riguarda solo me, no? Riguarda un po' tutte le creature umane, non è importante il mio giudizio, è importante che questa cosa coniata, diciamo, coinvolge questo stesso senso delle cose, tante altre creature. E per Sozzas, che cos'è la spiritualità? Non lo so, non so bene che cos'è, cioè so e non so che cos'è la spiritualità, è difficile secondo me definirla più che altro. So che al di là di una percezione, diciamo, razionale, ci sono altre zone nelle nostre attività, nei nostri disegni, nei nostri progetti, che sono soprattutto, credo, il pensiero soprattutto, cioè una zona leggermente più elevata che la pura dimensione fisica o col peso che so io. E il pensiero quando c'è, un vero pensiero, è credo io quello che è la spiritualità dell'uomo in generale, insomma, quando l'uomo pensa. Dal pensiero all'idea, e dall'idea nascono poi le opere, le sue più che la funzionalità, la forma, abbracciano poi e mandano dei messaggi, possiamo dire, mediatici. Non so, certamente. Comunicativi, insomma. Certamente sono sempre stato preoccupato come architetto di disegnare non soltanto l'aspetto monumentale o meno della casa o dell'edificio, ma il luogo interno che la gente abita poi, specialmente per le case private, perché la famiglia sta lì e la casa diventa la scena dei drammi, della felicità, del disastro, diventa la scena della vita di una famiglia o di un gruppo familiare o che so io. Allora entrano in gioco conoscenze che si possono avere o si possono non avere. Per esempio mi interessa molto l'orientamento, cioè la stanza da letto che sia verso est, perché per la mattina svegliarsi col sole in camera, piuttosto che la cucina verso nord, perché non deve essere troppo calda e ricevere, e così via, e tanti altri aspetti di dove va il vento, dove è il fiume, l'acqua, che so io. Ci sono tanti aspetti che non sono necessariamente razionalizzabili, ma che esistono e che sono osservabili, di cui ci si può fare conto, rendere conto, insomma. E si reca sempre più spesso nel nostro Abruzzo e a Pescara. Ma io vado, naturalmente vado sempre in frontiera, vado sempre ai bordi, diciamo la mia terra, io sono nato nelle Marche, e quindi naturalmente sono sempre attratto in modo particolare dalla frontiera, dalla prima frontiera. Cioè io sono in guerra, la guerra è guerra, quindi sono in guerra con l'Abruzzo, non è vero. Certamente in guerra è soltanto una metafora, nel senso pace, e gli artisti fanno molto attraverso le loro opere per inviare messaggi proprio di pace. Esatto, sono le famiglie che mandano i linguaggi di guerra, inviano purtroppo, gli artisti no, certo, e anche le regioni del mondo non mandano mai linguaggi di guerra. Le creature, se si intende le creature organizzate in famiglia, è la guerra. Per la prima volta nel nostro Abruzzo? Sì, la prima volta che vengo da queste parti, è vero. E ha avuto modo di visionare questa rivista, il secondo numero di Parallelo 42, e ha dato anche un suo contributo alla realizzazione di questo secondo numero. E ha ritrovato una cosa che avevo conosciuto nel 56, cioè delle specie di bambole di tribù dell'America meridionale che si chiamano Cacina, e che sono delle rappresentazioni non di divinità, non sono personalizzate, non sono persone, voglio dire, ma sono personalizzate sull'anima delle cose più che altro, cioè hanno dei titoli molto carini, tipo Cacina del peperone verde, poi Cacina dell'uomo cattivo, Cacina della ragazza di neve e così via, che loro si fanno da sé, sono colorate, hanno piume, i vestiti sono grandi 30-40 cm, se le portano a casa e diventano dei compagni, come dire, come Barbara, mia moglie, che raccoglie i quadrifogli nei campi, io poi li metto in un libro, li secco e diventa un compagno, un portafortuna, insomma, e dobbiamo sempre essere accompagnati da qualche portafortuna, come i corni napoletani e così via.
in qualche maniera un po' di più, un po' più profondo, ma la storia delle cascine è questa qui. E allora io mi sono disegnato le mie cascine, la cascina della matita, la cascina, che so io, della pazienza, la cascina della rabbia e così. Ma cosa pensano Enzo Cucchi ed Ettore Sozzas delle loro opere? Ma io mi parlo di uno spettatore adulto oppure o qualcos'altro. Gli adulti mi annoiano molto. Insomma, però c'è molta speranza, perché ci sono gli animali, che sono molto carini quando vanno verso le cose e ci vanno bene, e i bambini anche. Quindi è completo l'arco, va benissimo. Siamo noi adulti che dobbiamo un attimo fare attenzione, non ci risentiamo più. Ma questo non lo so. In generale, quando mi chiamo un artista non mi piace tanto, perché dico, io sono un architetto, perché ho un pensiero un po' primitivo, se vogliamo, ma l'arte si guarda, l'architettura si abita. Cioè si vede a contatto con tutto il corpo, con la propria fisicità nell'architettura. E l'arte, voglio dire, si guarda, no? Si guarda, si ascolta, che sì. Ma a parte questo, più che altro mi interessa della vita in generale, quindi ho viaggiato moltissimo, ho fatto fotografie per promemoria o anche per capire bene come stavano altre popolazioni, altre tribù nel mondo, e mi sono molto interessato all'esistenza della gente, a come vive, come litiga, come non litiga, eccetera. Per cui si può dire che certamente non faccio architettura disegnata a buonanotte, insomma, mi preoccupo di altri temi che ci sono in giro. E di vari concetti, come quello della cultura globalizzata. È stato lontano una volta, perché era più difficile comunicare, conoscere, eccetera. Però io penso che oggi è inevitabile la globalizzazione. Penso anche che la globalizzazione non riuscirà mai a distruggere il nocciolo duro delle varie tribù, delle varie zone culturali, insomma, perché io per esempio ho avuto una madre austriaca e un padre che ha studiato a Vienna, e so che non ho perduto, anche vivendo in Italia, essendo italiano, non ho perso questa lontana memoria, diciamo. Quindi io penso che questa memoria comunque, poi sa, chi lo sa che cos'è il futuro.